Buonasera, benvenuti a questa edizione di Ancora TG. È già un successo quello di Spoleto Estate, la manifestazione di cultura e spettacolo promossa dal comune che ha registrato più di 3.000 spettatori nei primi 2 giorni di programmazione. Sabato sera al Teatro Romano è andata in scena la commedia Radice di Due con Edi Angelillo e Michele La Ginestra. Vi proponiamo questo contributo. Oddio, dammi! Oddio che? Oddio quanto tempo, oddio come mi sono ridotto. Per fortuna, all'epoca ero 1,50 m, lavoravo al circo. E invece sono cresciuto. Ma no, che lavoro fai? Ah, niente, faccio l'agente. No, il poliziotto, come dicevi da bambino. Magari, l'agente è un monomandatario. Cioè? Cioè, che uno agisce perché ci ha mandato, e ce n'è uno solo, infatti è mono. Poi ci stanno quelli che sono più anziani che ci hanno più mandato. L'appuntamento ora è per domani sera, quando sempre al Teatro Romano arriverà la Pasiones Company, la più grande compagnia di tango argentino che si esibirà su musiche di Gutiérrez, Corallini, Piazzolla e Gardel. Ci spostiamo ora a Foligno, dove il Dipartimento per le Dipendenze dell'ASL 3 è stato individuato dalla Regione Umbria come capofila di progetto nazionale per il trattamento e la riabilitazione di tossicodipendenti da cocaina e psicostimolanti. Il Dipartimento, coordinato dalla dottoressa Sonia Biscottini, già dal 2002 ha attivato un servizio per le nuove dipendenze sia a Foligno che a Spoleto, in strutture diverse dai classici SERT, collaborando a stretto contatto con la comunità di recupero La Tenda. Il progetto nazionale sarà seguito da un medico, due psicologi e una infermiera. Ed ora in Valnerina, e più precisamente a Norcia, dove si alzano i toni dello scontro fra gli ex consiglieri comunali Canali, Coccia, Leoncilli, Moscatelli e Bucchi e i coordinatori di PDL e UDC. I primi sarebbero stanchi delle illazioni circa alcuni loro presunti interessi personali di cui avrebbero beneficiato nella passata esperienza politica. Invitiamo i coordinatori di PDL e UDC a dettagliare pubblicamente questi interessi entro questa settimana, altrimenti procederemo per vie legali. Questa era l'ultima notizia, concludiamo qui il nostro giornale e ci ritroviamo come di consueto domani sera. Grazie per averci seguito.